Buonasera, ben trovati a una nuova puntata di Traguardo Salute. Questa sera ospitiamo nei nostri studi il dottore Luca Montempi. Buonasera. Buonasera. Dunque, il dottor Bontempio appartiene alla divisione cattedra di cardiologia degli ospedali civili di Brescia e Università degli Studi di Brescia, è corresponsabile del laboratorio di elettrofisiologia ed elettrostimolazione diretto dal professor Antonio Curnis. In questa puntata, torneremo a parlare di un tema molto importante, che è quello della fibrillazione atriale. Ma prima di addentrarci in questo argomento, vorrei ricordarvi che il centro di Brescia è uno dei maggiori centri di elettrofisiologia in Italia. Mi corregga, dottore, se sbaglio. Per la cura delle aritmie cardiache, ablazioni con radiofrequenza e Crio per l'impianto di cardiostimolatori molto sofisticati. Mi riferisco per esempio ai pacemaker, ai defibrillatori e stimolatori per la terapia elettrica dello scompenso cardiaco ed è il centro di riferimento in Italia per la rimozione di cateteri da stimolazione dal cuore anche dopo parecchi anni con tecniche molto sofisticate che evitano quindi il ricorso alla cardiochirurgia. A Brescia vengono eseguiti circa 2300 interventi all'anno e i medici giungono appunto nel centro bresciano da tutto il mondo ogni settimana vengono presso il laboratorio di elettrofisiologia per capire e imparare questi approcci operativi innovativi. Dunque, diciamo che eh, quando parliamo di fibrillazione atriale, parliamo di un disturbo che interessa l'1-2% della popolazione e le probabilità di sviluppare appunto questa patologia aumentano con l'avanzare dell'età. Dottore, iniziamo con, eh, con il dire, con il spiegare a chi ci segue da casa che cos'è la fibrillazione atriale. La fibrillazione atriale eh, si tratta praticamente di un'aritmia, cioè di un'alterazione del ritmo normale del nostro cuore. Come possiamo vedere nell'immagine eh, è una situazione di ritmo completamente disorganizzato e si differisce appunto per questo dalle altre altri tipi di aritmie che noi possiamo avere a livello eh, cardiaco. È un problema molto molto importante in crescente numero sia di incidenza che di prevalenza per quanto riguarda la popolazione italiana ma anche a livello mondiale ed è caratterizzato essenzialmente dal fatto che può coinvolgere una popolazione che si aggirano intorno al 3% i numeri sulla popolazione generale, ma nella popolazione in particolare anziana, come possiamo vedere in quest'altra immagine, va a coprire circa il 10% di tutti i pazienti. Quindi è, ha un'elevata prevalenza, in Italia ci sono circa 600.000 eh, pazienti che attualmente soffrono di questa patologia, di questo disturbo, ogni anno se ne ammalano altri 50.000 e addirittura nei prossimi vent'anni si prevede che questo numero di 600.000 possa raddoppiare e superare il milione. Vedete come questa incidenza aumenta sicuramente con l'età, quindi se anche soggetti giovani possono essere colpiti, il paziente tipico affetto da fibrillazione atriale è un paziente generalmente anziano. Con più eh, comorbidità, quindi con altri aspetti di tipo patologico. Eh, mi preme sottolineare che non è una, una, una problematica eh, sanitaria, ma è anche una problematica sociale, e eh, da questo punto di vista prevede anche un elevato costo gestionale che quindi si ripercuote sempre eh, sulla comunità. Dottore, esistono diversi tipi di fibrillazione atriale eh, e perché è importante distinguerli? È importante distinguerli perché eh, a, ai diversi tipi di fibrillazione atriale corrispondono diversi approcci terapeutici e addirittura anche diverse aspettative di vita e diversi tipi di complicanze. Abbiamo essenzialmente la fibrillazione atriale parossistica che è una fibrillazione, quindi un'aritmia che dura poco, dura poche ore e addirittura può eh, terminare spontaneamente. Spesso il paziente avverte cardiopalmo. E proprio nel momento in cui decide di recarsi in pronto soccorso per fare per esempio un elettrocardiogramma, l'aritmia cessa. Quindi non è necessario eh, fare eh, particolari terapie o particolari attenzioni. Queste forme sono caratteristiche dei giovani, sono caratteristiche anche di situazioni eh, di stile di vita particolare, tipo abuso di alcol, abuso di droghe, eh, eccessivo stress. Quindi che spesso e volentieri correggendo questi fattori di rischio possiamo andare a eliminare la situazione patologica. Abbiamo poi delle situazioni invece di maggior durata, quindi l'aritmia può durare anche dei giorni o eh, addirittura una settimana e comunque non regredisce se non vi è un intervento medico, un intervento medico che può essere attraverso dei farmaci che in pronto soccorso possono essere somministrati endovena oppure attraverso una cardioversione elettrica, quindi un'erogazione di una eh, corrente elettrica transtoracica eh, in anestesia generale per pochi minuti che permette l'interruzione dell'aritmia e eh, il ritorno a un ritmo normale. E infine c'è una fibrillazione persistente, di lunga durata o addirittura permanente. In questo caso la fibrillazione c'è sempre, c'è sempre, non possiamo far nulla per farla passare perché proprio è sostenuta da delle condizioni del cuore, da un invecchiamento del cuore o da delle patologie generalmente ad eziologia cardiaca che... Eh, fanno sì che la fibrillazione sia sempre presente. In questi casi non dovremo più andare a cercare di far passare la fibrillazione, ma di gestire questa situazione patologica attraverso non più un controllo del ritmo, quindi cercare di far tornare un ritmo normale al nostro paziente, ma semplicemente un controllo della frequenza cardiaca. Cioè garantire al paziente che il cuore non lavori in maniera eccessiva, quindi non peggiori ulteriormente e, e, e quindi non porti a altre situazioni di tipo patologico. Dottore, ci sono dei campanelli d'allarme? Quali sono i sintomi da tenere sotto controllo? I campanelli d'allarme sono parecchi, possono essere del tutto specifici oppure eh, in alcuni casi sono proprio specifici della eh, fibrillazione atriale. Innanzitutto dipende dalla situazione di salute del nostro paziente. Se accade in un paziente giovane, quindi generalmente sano, la sintomatologia può consistere semplicemente nella sensazione di questo batticuore e la caratteristica della fibrillazione atriale, come si diceva precedentemente, è un batticuore disordinato rispetto invece ad altre aritmie che si presentano ordinate. Altre situazioni invece possono essere l'affaticamento, la stanchezza eh, in un paziente già compromesso, eh, addirittura la sincope, quindi lo svenimento, la perdita di coscienza del paziente o in alcuni casi, seppur rari, fortunatamente può insorgere proprio con delle complicanze della fibrillazione atriale che poi vedremo più approfonditamente, che sono appunto l'ictus. Il paziente presenta difficoltà nel parlare, nel difficoltà nel muoversi, nel, nel fare dei ragionamenti coscienti e quindi eh, possono essere purtroppo, ahimè, proprio questi i primi sintomi della fibrillazione atriale. Ricordiamoci che il grosso problema della fibrillazione atriale non è tanto quando la fibrillazione è sintomatica ma quando, lo è, quando è asintomatica e questo accade quasi nella gran parte dei pazienti, cioè succede che spesso e volentieri questi pazienti con fibrillazione atriale, soprattutto parossistica, quindi improvvisa e non cronica, eh, abbiano l'aritmia senza rendersene conto. E in questi casi la difficoltà consiste nel datare l'inizio dell'aritmia per capire se procedere subito al ripristino di un ritmo normale oppure invece fare una terapia, come vedremo poi, anticoagulante che riduca eh, il rischio di eventuali emboli e quindi eventuale ictus ischemico. Dottore, che cosa fare nel caso di comparsa di uno dei sintomi che lei ha citato? La prima cosa da fare sicuramente se, eh, è recarsi in un pronto soccorso, non tanto per la gravità della patologia, ma per documentare, quindi arrivare a una prima diagnosi dell'aritmia. Eh, altre situazioni invece, se i sintomi sono molto sfumati o eh, saltuari. Allora sicuramente il medico di base o un cardiologo curante può iniziare l'iter diagnostico eh, nel sospetto che sussista questo tipo di aritmia. E quindi iniziare dei, 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 delle, degli esami strumentali del tutto poco invasivi, quindi non preoccupanti per le, le eventuali complicanze che possono dare, quali un elettrocardiogramma, un elettrocardiogramma di durata maggiore rispetto al, a quello che si fa in un ambulatorio, quindi delle 24 o 48 ore, si chiama holter cardiaco, e poi andare a vedere se queste aritmie o se ci sono delle patologie cardiologiche sottostanti e quindi andare a vedere se il paziente per esempio eh, ha un ecocardiogramma, quindi le cavità cardiache normali oppure già ammalate, monitorare la pressione arteriosa ed eseguire anche dei test di stress come il test da sforzo. Ecco quali sono le cause appunto, che possono portare a questa diagnosi? Le cause che sottintendono questo tipo di aritmia sono diverse, sono innumerevoli, numerose e spesso associate. In questo caso proprio eh, l'unione fa la forza, nel senso che eh, più cause hanno un effetto non tanto sommatorio ma moltiplicatore del rischio di sviluppare questi eh, tipi di aritmia. E possiamo avere comunque delle cause di tipo acute, reversibili, cioè che noi possiamo andare a rimuovere. Quindi come eh, avevo accennato precedentemente eh, sbagliati stili di vita eccessi eh, in alcol, in droghe o in fumo o in cibo. Spesso, per esempio, pazienti che già hanno una gastropatia, quindi il famoso mal di stomaco, dopo pasti copiosi, possono sviluppare questi episodi di fibrillazione atriale. Alcune situazioni invece possono nascondere delle gravi malattie polmonari acute come polmoniti molto importanti eh, o embolie polmonari che eh, consistono essenzialmente nella formazione di coaguli all'interno del circolo polmonare, oppure patologie infiammatorie cardiache successive a infezioni o infiammazioni come la pericardite che spesso avviene nei soggetti eh, giovani o soggetti che già hanno delle patologie infiammatorie sistemiche come delle forme autoimmuni o eh, durante per esempio un evento molto eh, infausto che è l'infarto miocardico acuto, ecco che il cuore stressato reagisce in questo modo. Pazienti per esempio anche dopo una chirurgia cardiaca o pazienti soprattutto giovani che presentano delle, delle patologie a livello del sistema endocrino, quindi delle nostre ghiandole, ed in particolare la tiroide. La tiroide in questi pazienti deve essere sempre indagata perché l'aritmia cardiaca può essere la prima spia di una disfunzione tiroidea. E quindi tutte queste situazioni, dicevo, possono essere rimosse o curate. Esistono invece delle situazioni e sono soprattutto alla base della forma ormai cronica della fibrillazione atriale, quando noi non riusciamo più neanche a controllare il ritmo normale e che sono ipertensione non ben controllata eh, e tutte le situazioni che cronicamente possono andare a stressare il nostro cuore, quindi patologie polmonari croniche come forme importanti di asma o broncopneumopatie croniche ostruttive, soprattutto nei mesi invernali, malattie delle valvole cardiache, anche in questo caso possono portare a fibrillazione atriale e naturalmente tutto ciò che era acuto e che diventa cronico, quindi anche in questo caso abuso di alcol cronico, eh, droghe, uso, utilizzo di, dro di, di farmaci stupefacenti o... Eh, droghe eh, cronicamente, o un'altra situazione è anche l'obesità, per esempio. L'obesità è una situazione stressante per tutto l'organismo e naturalmente i primi organi che ne risentono sono proprio gli organi più importanti, quelli nobili, quindi il cuore e il cervello. Quali sono, dottore, le conseguenze della fibrillazione atriale? Le conseguenze della fibrillazione atriale in generale, noi possiamo dire che un paziente affetto da fibrillazione atriale. Eh, parliamo di una fibrillazione atriale cronica, quindi sempre presente, ha una sopravvivenza eh, inferiore rispetto a un paziente che non è affetto. Quindi già da questo capiamo che è una situazione molto importante. Di fibrillazione atriale, cioè di aritmia, della, eh, in se stessa non si muore, non è, non è pericoloso per la vita, ma sono pericolose per la vita le conseguenze che questa situazione può dare. Come avevamo accennato prima, il rischio di ictus è sicuramente quello più importante. Eh, e vediamo che i dati che sono presenti in letteratura e dall'osservazione di questi pazienti sono molto preoccupanti perché i pazienti con fibrillazione atriale con un'età intorno ai 60 anni hanno un rischio di ictus molto elevato, intorno al 2%, ma se consideriamo una popolazione eh, anziana, sopra gli 80 anni, questo rischio è addirittura eh, intorno al 20-25%. Circa un quarto di pazienti con fibrillazione atriale sopra gli 80 anni presentano un rischio eh, di ictus. C'è un rischio inoltre di demenza che è raddoppiato, quindi una regressione proprio per una patologia vascolare a livello del sistema nervoso centrale o delle microembolismi che può dare questa aritmia quindi un rischio raddoppiato di eh, demenza, un rischio raddoppiato di sviluppare un'insufficienza cardiaca, perché ovviamente il cuore eh, facendo un lavoro inappropriato e esagerato rispetto alle richieste dell'organismo pian piano si sfianca, si ammala e quindi eh, può portare ad una eh, insufficienza cardiaca che naturalmente va a creare un circolo vizioso, perché poi la stessa insufficienza cardiaca va a peggiorare la fibrillazione atriale. Dottore, mi viene in mente che una delle così, cose che può preoccupare di più è il fatto che in alcuni casi è una patologia sintomatica. Che cosa bisogna fare? Chiaramente non è curata e quindi rischia di peggiorare? Assolutamente, e nelle forme asintomatiche purtroppo non c'è da fare nulla. Eh, o meglio, sicuramente, un stile di vita corretto è già la prima forma preventiva per la fibrillazione atriale. E eh, delle visite cardiologiche eh, periodiche anche in assenza di sintomi, eh, soprattutto dopo eh, una certa età, quindi consideriamo oltre i 60 anni più o meno un'età in cui il rischio aumenta notevolmente, eh, possono essere degli approcci corretti per. Cercare perlomeno ad, ad, di arrivare ad una diagnosi precoce dell'aritmia. Dell Quindi, lo stile di vita è determinante? Lo stile di vita è assolutamente determinante, come in tutte le patologie cardiovascolari. Allora, passiamo ora invece alla fase della cura. Come si cura la fibrillazione atriale? È vero che esistono poi nuovi farmaci che possono essere molto efficaci? Eh, sì, è vero, esistono dei farmaci e come dicevamo prima, ecco, nell'immagine nell che noi vediamo eh, sono ancora presenti le complicanze del, dell'ischemia dell cerebrale ed è proprio a questi farmaci che eh, noi ci eh, rivolgiamo, cioè farmaci che prevengono l'ischemia cerebrale. Eh, sono due i fronti in cui noi dobbiamo combattere in questa situazione patologica, essenzialmente da un lato, come dicevamo prima, tentare... Di eh, mantenere un ritmo normale, quindi far sì che la fibrillazione atriale non torni più, e in questo ci aiutano eh, oltre allo stile di vita naturalmente della terapia farmacologica, quindi l'assunzione di determinati farmaci, oppure una terapia che noi definiamo terapia elettrica. La terapia elettrica è una terapia essenzialmente eh, in cui si va ad agire sulla causa diretta anatomica a livello cardiaco attraverso l'ablazione, che poi magari spiegherò un pochettino meglio. Partendo dalla eh, terapia farmacologica, eh, io direi che eh, abbiamo diversi tipi di farmaci che possono prevenire eh, la fibrillazione atriale e possono curare la fibrillazione atriale, però ahimè l'efficacia di questi farmaci è considerata abbastanza eh, bassa, insoddisfacente, perché eh, diciamo che riesce a controllare circa il 50-60, in alcune casistiche il 70% delle, delle fibrillazioni atriali. Eh, e quindi eh, dobbiamo stare molto attenti sia nella scelta del farmaco, nel tipo di paziente, è quasi un vestito su misura la terapia eh, per la fibrillazione atriale perché bisogna considerare numerosi fattori. L'altro fronte, fronte è quello invece caratterizzato essenzialmente dalla prevenzione delle complicanze della fibrillazione atriale, e eh, a questo proposito, la grande, il grande cambiamento della prognosi di questa patologia è stato determinato, come possiamo vedere nell'immagine corrente, dall'introduzione di un farmaco che eh, ha cambiato la storia di questi pazienti, ha cambiato direi, anche la storia della medicina. Un farmaco che è derivato dal eh, essere un veleno, era un veleno e che con era, un, era utilizzato se lei pensa che questo farmaco all'inizio era utilizzato come veleno per i topi e attualmente può essere utilizzato ancora come veleno per i topi, ma a, certe, eh, a certi dosaggi si è visto che determinava una scoagulazione del sangue, quindi evitava la formazione di questi trombi, di questi coaguli che poi sono responsabili delle ischemie a livello del nostro organismo. E come si può vedere nel, nel, nell'immagine, con l'introduzione di questi farmaci abbiamo avuto una riduzione quasi del 70% degli eventi embolici e quindi delle complicanze della eh, fibrillazione atriale e quindi una riduzione importante della mortalità legata a queste cause. È ovvio che, eh, come tutte le cose, hanno. Eh, due risvolti della medaglia, ci sono degli effetti positivi e degli effetti cosiddetti negativi o collaterali. In questa prima classe di farmaci l'effetto collaterale più importante era appunto l'emorragia, quindi l'effetto opposto a quello che si voleva ottenere e, ed effettivamente eh, queste eh, emorragie sono state limitate capendo durante il, eh, gli anni che eh, i dosaggi di questi farmaci dovevano essere eh, eh, limitati come quantità da somministrare al paziente e eh, avevano una finestra terapeutica abbastanza eh, stretta. E naturalmente questo comporta la difficoltà gestionale del paziente di questo tipo di terapia perché il paziente che è in terapia con i classici farmaci anticoagulanti deve sottoporsi a stretti controlli eh, sia dei valori terapeutici del farmaco e eh, anche del fatto che eh, deve stare molto attento ad associare determinati alimenti, determinati altri farmaci che possono far cambiare l'azione stessa del farmaco, del farmaco anticoagulante, oltre al fatto che c'è anche un risvolto, anche in questo caso, di gestione sociale ed economica. Lei pensi che questi farmaci li vengano assunti da persone anziane che generalmente... Necessitano di essere accompagnati da figli piuttosto che da amici a fare questi controlli. Questi controlli hanno una cadenza eh, all'incirca di una o due volte al mese, quindi eh, se è, eh, quello che accompagna questi pazienti sono, è il figlio, per esempio, deve prendere un permesso dal lavoro. Quindi impegnativi per tutta la famiglia? Impegnativi per tutta la famiglia, impegnativi anche socialmente ed economicamente è ovvio che a fronte del beneficio che questi farmaci hanno portato naturalmente eh, eh, sono, 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 sono pegni che si devono pagare non sempre però è necessario fare questa terapia anticoagulante perché abbiamo detto ha alcuni rischi soprattutto quello di sanguinamento ed emorragico per cui noi riusciamo attraverso uno score quindi un punteggio rispetto alla situazione del malato è per quello che io dicevo prima che Tutta la terapia eh, del paziente con fibrillazione atriale è quasi un confezionamento ad hoc eh, di un vestito, come entrare in sartoria, entrare dal cardiologo. Personalizzato. Personalizzato assolutamente. E noi consideriamo la presenza o meno di altri fattori, dell'età, il fatto di essere di sesso femminile piuttosto che maschile, eh, il fatto di avere già una patologia cardiaca, eccetera, eccetera, capire che rischio emboligeno il paziente ha. E quando questo rischio supera i due punti ha un'indicazione a fare una terapia anticoagulante, a meno che di base non ci siano già delle situazioni che ci eh, eh, precludano la possibilità di eseguire questa eh, terapia. Ad esempio parlo di emorragie gastrointestinali o rischi emorragici cerebrali già eh, avuti o eh, già eh, commisurati in precedenti situazioni. Ad oggi, eh, proprio a quello, eh, mi riferisco a quello che ha introdotto lei, la grande eh, novità eh, terapeutica non consiste tanto nei farmaci o nelle terapie ablative, quanto eh, nella terapia anticoagulante. Eh, sono stati introdotti dei nuovi farmaci eh, che eh, agiscono sulla, sulla cascata di coagulazione in un punto diverso rispetto a quelli eh, vecchi e la grande innovazione è proprio la gestione di questi farmaci non devono essere più controllati eh, una o due volte al mese i livelli terapeutici a livello ematico, ma sono dei farmaci che vengono dati a dosi fisse e hanno una corrispondenza di dosaggio eh, a livello del sangue abbastanza fissa, quindi con una variabilità minima. Sono dei farmaci che quindi non richiedono tutto quello che ho accennato prima. Sono dei farmaci che quindi non richiedono il fatto che il paziente si muova da casa, faccia dei controlli ematici, venga accompagnato. Non richiedono una particolare attenzione nell'alimentazione perché non interagiscono molto con la nostra dieta. Quindi l'assunzione di determinati cibi non fa variare la potenza del farmaco e in più eh, i numerosi studi ormai presenti e disponibili eh, in letteratura dimostrano addirittura che danno meno complicanze rispetto al nostro vecchio eh, dicumarolico che era il vecchio anticoagulante in termini di emorragie cerebrali quindi sono state ridotte molto le emorragie cerebrali e sono state anche molto ridotte le complicanze emboliche della fibrillazione atriale se comparate alla, ehm, alla, al farmaco storico. In più questi farmaci hanno una grande compliance: abbiamo alcuni principi attivi, essenzialmente in commercio ce ne sono quattro, eh, alcuni devono essere somministrati due volte al giorno, altri vengono somministrati una volta sola al giorno e quindi eh, hanno veramente una maggiore adesione del paziente alla terapia stessa, perché lei pensi magari in un paziente anziano che già deve, deve assumere altri dieci farmaci eh, di terapie per altre situazioni patologiche, cardiologiche, eccetera, eccetera, e l'assunzione di un farmaco in meno, quindi di una capsula in meno eh, giornaliera, significa molto. È importante, certo. Dottore, in che cosa consiste <coughs> l'ablazione della fibrillazione atriale? L'abrazione della fibrillazione atriale rientra in quello che io avevo accennato eh, all'inizio nella eh, terapia elettrica della fibrillazione atriale. È una terapia molto efficace. Eh, la cosa fondamentale è che il paziente sia ben selezionato. Cioè bisogna applicare questa terapia solo in alcuni casi. Generalmente in pazienti che non hanno una grande cardiopatia sottostante, che hanno una fibrillazione atriale di eh, media durata, quindi o una fibrillazione atriale parossistica, o una fibrillazione persistente. In questi casi i pazienti che non presentano delle grandi dilatazioni eh, cardiache hanno un eh, grande beneficio da questa terapia, addirittura si arriva a un 90% di eh, risultati positivi, quindi di assenza di fibrillazione atriale è una terapia che eh, è quasi più facile eh, fare che spiegare, nel senso che eh, non è una terapia invasiva, eh, è una terapia che generalmente viene eseguita in centri ultraspecializzati, quindi non sono tanti i centri in Italia che eseguono questa terapia. E eh, è una terapia essenzialmente che viene eseguita in anestesia locale, anche questo è molto importante. Quindi il paziente non viene addormentato in anestesia generale, non viene intubato. Quindi si eliminano tutti i rischi eh, legati a una semplice anestesia generale, che comunque in qualsiasi intervento ci sono. Non è doloroso? Non è doloroso, può essere leggermente fastidioso. Il fatto di essere svegli ci permette di colloquiare col paziente e quindi andare a spiegare tutto ciò che può sentire, che può provare, quindi prevenire perlomeno il fattore spavento, il fattore imprevisto, che generalmente è quello che crea più tensione e quindi abbassa il livello della sensazione del dolore, quindi si sente più dolore rispetto al solito. Consiste semplicemente in, come dicevo prima, in anestesia generale, viene eseguito in una sala di elettrofisiologia. Come vedete dalla figura, noi andiamo a studiare tutta la parte elettrica del cuore eh, e andiamo a capire dove esattamente nasce la nostra aritmia. Una volta fatto questo studio, attraverso degli, delle apparecchiature molto sofisticate, eh, Andiamo a eseguire le prime punture, cioè a livello inguinale, andiamo a creare delle punture venose dove introduciamo i nostri fili, i nostri cateteri e ehm, arriviamo nella parte sinistra del cuore. Perché nella parte sinistra del cuore? Perché il nostro target generalmente di terapia è eh, la vena polmonare, sono le vene polmonari che sono nella parte sinistra del cuore. E All'orifizio di queste vene, all'orletto di queste vene, generalmente c'è del tessuto cardiaco che normalmente non ci dovrebbe essere, cioè normalmente durante lo sviluppo dovrebbe scomparire. Infatti, sono praticamente dei residui embrionali di tessuto cardiaco che hanno un'attività elettrica e quindi creano un disordine nel ritmo del cuore. Allora, noi andiamo vedete. In questa immagine noi andiamo a ridisegnare tutta l'anatomia elettrica, in questo caso del cuore, quindi i colori si differenziano a seconda delle caratteristiche elettriche del cuore, andiamo a eliminare selettivamente del tessuto intorno a queste vene, quindi noi diciamo andiamo a isolare queste vene e nel caso in cui l'ablazione sia efficace andiamo a eliminare la patologia della fibrillazione atriale. Benissimo, dottore, siamo in chiusura. Qualche consiglio per chi ci segue da casa, e poi le vorrei chiedere che cosa pensa dell'attività fisica per prevenire la fibrillazione atriale, se è necessaria, se è utile, come è fatta. Eh, qualche consiglio per i pazienti con fibrillazione atriale: sicuramente di affidarsi a centri esperti, eh, di affidarsi a centri che danno dei numeri reali, non promettono chimere. Eh, e quindi cercano di affrontare la, 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 non solo la malattia, ma prendersi cura del paziente con fibrillazione atriale, perché è una cosa completamente diversa curare una patologia e curare un paziente con patologia. Quindi si deve occupare un po' di tutti i lati eh, del paziente. Per quanto riguarda l'attività fisica, come in tutte le cose, i latini ci dicevano che in medio stat virtus. Quindi tutte le cose moderate eh, sono ben accette dal nostro sistema cardiovascolare, quindi un'attività fisica equilibrata, un'attività un fisica soprattutto costante più che intensa, eh, è un ottimo esercizio per il sistema cardiovascolare. Alcune volte se eccessiva, noi per esempio abbiamo degli atleti, eh, agonisti, che presentano fibrillazione atriale proprio perché l'attività fisica eccessiva stressante può determinare questo tipo di aritmia. Quindi l'importante è lo stile di vita ed essere moderati un po' in tutto, dottore. Perfetto. Benissimo siamo giunti al termine di questa puntata. Ringrazio il dottor Bontempi per essere stato con noi. Arrivederci. Buona serata. Grazie a voi per, per l'ospitalità.